Il motore montato sulla serie 7 è un motore Deutz 6 cilindri, 6100 di cilindrata, motore Common Rail, emissionato Stage 5. Entrambi i modelli erogano fino a 247 cavalli e 1073 Nm di coppia, valori molto elevati per questo segmento. Nel motore Deutz la pompa di alimentazione del gasolio è lubrificata da olio e non dal gasolio stesso. Questo rende sempre una massima efficienza anche quando la qualità del gasolio è scarsa. La nuova serie 7 TTV può vantare un serbatoio monoblocco da 505 litri e 32 litri di AdBlue, il tutto per garantire un'autonomia elevata. Per quanto riguarda il raffreddamento del motore, i radiatori sono interamente in alluminio, materiale che disperde facilmente il calore. I radiatori si aprono a ventaglio, questo agevola la loro pulizia. Il compressore dell'aria è flangiato direttamente sul motore e non necessita di cinghie. Questo riduce enormemente la manutenzione e aumenta la silenziosità. L'efficienza e la qualità di questo motore viene testimoniata dal fatto che la loro manutenzione viene fatta dopo 1000 ore o 2 anni.